come Falcone e Borsellino a Lamezia. Facciamo Falcone e Borsellino a Lamezia. Era questa l'intenzione della cosca di 'Ndrangheta Cerra Torcasio Gualtieri, attiva nella piana di Lamezia Terme. Azzerata alle prime luci dell'alba con l'operazione Crisalide condotta dai carabinieri del comando provinciale di Catanzaro, che hanno dato esecuzione a un decreto di fermo emesso dalla direzione distrettuale antimafia. 52 i fermi, oltre 600 fatti di reato e 21 episodi estorsivi ricostruiti, tra questi anche l'attentato al panificio Il Fornaio dello scorso mese di aprile. Possiamo dire che è stata annientata la famiglia di 'Ndrangheta di serie A sulla Metina? Possiamo dire sicuramente che la cosca Cerra Torcasio Gualtieri già ha riconoscimenti nell'operazione SPES, già nel 2008 c'è una sentenza passata in giudicato che riconosceva quella cosca, e recentemente nel 2016 è stata la sentenza in abbreviato con condanna di quasi tutti gli esponenti di vertice e i sodali di quel momento della stessa cosca. L'operazione odierna, che fa seguito all'operazione Chimera, è frutto di un'intensa attività investigativa che ha permesso di bloccare un sodalizio in continua espansione grazie soprattutto alle nuove leve. Centrale la figura di Antonio Miceli. Il passaggio del testimone è stato fotografato dai carabinieri, o meglio registrato dai carabinieri, in una conversazione ambientale in carcere, in cui Miceli Antonio con la moglie, nipote diretta di Cerra Teresina, si reca in carcere. Si fa riferimento intanto ad alcuni soggetti che avevano denunciato e quindi si dice vagli a pigliare, e poi si dice perché sei venuto. La moglie dice è venuta per te a Cerra Teresina. E lui è tornato dalla Germania proprio per il traffico di droga, le estorsioni, l'intimidazione che aveva creato nel clima di Lamezia Terme. Rossella Galati per la CNews 24.